È il momento di ripartire col camper. ちょっといいか? Dopotutto, una volta che saremo partiti, faremo ritorno a Tokyo. Sei riuscito a parlare con chiunque desideravi stasera? Sì. Ho capito. D'accordo, dirò a tutti di venire qui allora. Sono tanto 2 ore di strada e torneremo alla realtà. Ah, smettila, avrai modo di divertirti ancora in futuro. La notte è ancora giovane. Già, restando svegli la notte non finirà mai. No, il gioco è bello quando dura poco. La responsabilità che abbiamo del mondo reale hanno la priorità. E va bene. Makoto, hai bisogno di indicazioni per Tokyo? Sì, Sofia, grazie. Ci pensi tu? Ok, devo soltanto... Un momento. E questo cos'è? Sofia? Sofia? Una prigione. È l'odore di una prigione. Ma come? Ehi, ma quella cazzo di Emma non l'avevano disattivata? Non dovrebbero essere scomparse tutte le prigioni? Non lo so. Sapresti dirci da quanto tempo è in giro per l'odore? Non c'era quando siamo arrivati, ma ora non ci sono dubbi. E continua a diffondersi. Come può essere? Ha già coperto un'area così grande. Una chiamata di Zenkichi, Phoenix. Dove sei? Hai sentito la notizia? Di che si tratta? Guarda il notiziario! Oh mamma! E ora gli ultimi aggiornamenti su Emma, l'assistente virtuale. Malgrado le recenti dichiarazioni, pare che un malfunzionamento di sistema abbia impedito la corretta disattivazione di Emma. Ma guarda un po' il caso. Ma disse la compagnia che ha sviluppato l'app, prega dunque gli utenti di astenersi momentaneamente dall'accedere ad Emma. Emma non si è disattivata. Zenkichi, ma cosa succede? Non so perché stia accadendo, ma quello che so è che i server di Emma si trovano nella Tokyo Radio Tower. L'altro fatto noto è che era stata disattivata e l'app era inaccessibile. E ora invece sembra nuovamente attivo. Con noi non so spiegarmi il perché, così come nessun altro dei dipendenti di Madis. Che qualcuno abbia intenzione di riattivare il server? No, Madis l'avrebbe fermato. Ehi, questo vuol dire che abbiamo a che fare con qualcosa di veramente fantascientifico. Ehi, Emma, se sei attiva, di qualcosa. Ciao, come posso aiutarti? È tutto vero. Forse ha accesso a porte diverse o qualcosa del genere? Ma come? Qualcuno l'ha riavviata. Cosa starà succedendo? Zenkichi, abbiamo un altro problema. Sofia ha affittato una prigione. Cosa? Ne siete proprio sicuri? Non ne ho alcun dubbio, è una prigione enorme. Si estende per tutta l'area di Tokyo, fino a Yokohama. L'epicentro è la Tokyo Radio Tower. Ed è lì che... Si trovano i server di Emma. Abbiamo una nuova destinazione, a quanto pare. Vi raggiungo tra poco, arrivo subito. Verso Tokyo. Percepisco un immenso potere. Cosa starà succedendo alla Tokyo Radio Tower? Non lo so, ma è sicuramente qualcosa di brutto. Guarda, guarda lo zaino, come clippa male! Santo Dio! Trickster. Lavenza, dove sei? Eccola qua. Per favore, entra. Lavenza mi sta chiamando. Dovrei recarmi nella stanza di velluto. Dimmi tutto, Lavenza. Sono ancora vestito da prigioniero, ma guarda un po'. Che succede? Un orrore senza pari. Il suo oscuro dominio si estende su ogni cosa. Che sia il secondo avvento della volontà malvagia che mi divise a metà, per poi ridurre in cattività persino il mio padrone. È mai accaduto prima d'ora? No, ma c'è qualcosa di diverso. Qualcosa ti spaventa? Ti scongiuro, Trickster. Mi duole dover nuovamente richiedere l'intervento tuo e dei tuoi alleati. Ma ti supplico, smaschera il vero artefice di questa calamità. Metti a nudo la malvagità dei suoi intenti. Avverto, non lontano da qui, un potere nefasto. Ancora una volta, deve esserci un legame con la tua prigionia. Ricevuto. Ti ringrazio. Ricambierò il favore offrendoti le facoltà proprie di chi domina il potere.
Lascia che ti mostri due nuove modalità di esecuzione. La fusione quadrica e la fusione pentadrica sono ora a tua disposizione. Ovvero fusione a 4 e fusione a 5, niente di nuovo. Tramite questi rituali potrai ottenere alcune delle più formidabili persone che si possano immaginare. Neanche troppo, eh. Infine, vi è un'ultima questione. Avverto nel nucleo di questa calamità un paradossale barlume di speranza. Per quanto flebile quel barlume possa essere, credo che una forza prodigiosa avente la stessa origine sia la chiave per scacciare le calamità. Mi scuso per averti trattenuto tanto a lungo. Vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare cosa? A fare una fusione. Vediamo se posso già fare una fusione 4 o 5. La cosa incredibile è che sì, possiamo fare Yoshitsune. Possiamo fare Yoshitsune, che è forse l'unico che non ha debolezze ad ora. Ma ci serve Yatagarasu, Okunumiishi, Arabaki e non mi ricordo il suo nome, ma Ercole praticamente. Anche Alice possiamo fare. E ci serve roba grossa qui. Nebiros, Incubo, Lilith e lui che non mi ricordo il nome. Già di ritorno. Sì, è ora di tornare. Oh, sei arrivato Zenkichi, ciao. Ehi, scusate l'attesa. Meno male che non c'era traffico. Ho davvero un brutto presentimento. Dobbiamo raggiungere la torre non appena sei pronto. Sono prontissimo, possiamo andare. Sei richieste? La Madonna, l'Avenza, la mia prigione parte 7, perché no, tanto, trombettiere vuoi addirittura saperlo, scusa un attimo. No, io c'ho media rama, credo, aspetta, e dai, io c'ho media rama e lei voleva diarama, non ci credo. Guarda, c'ho recarm, media, diarama e dia. Passato doloroso di Akira con Oe, wow, la sfida di Wolf parte 2, spazzino parte 7, mi mancano solo due pezzi, dannazione. Però sinceramente non è il momento di fare le richieste, dobbiamo correre alla Tokyo Radio Tower. Va bene, raduniamoci al ritrovo. Nuove armi. Questo c'ha un po' meno di attacco, però ci dà resistenza e agilità. Va bene. Compriamo anche delle nuove difese. È il momento di ripartire allora, verso Tokyo. Una volta partiti per la Tokyo Radio Tower potremmo non riuscire più a tornare qui. Ce ne andiamo? Andiamo. Ok, è ora di andare alla Tokyo Radio Tower. Tokyo Radio Tower. Cosa sta succedendo? Niente di buono. Perché fanno tutti così? Non ne ho idea, ma di sicuro non sono nel pieno delle loro facoltà mentali. Non vedo l'ora che lei conduca lungo la strada per la felicità. Non avrò alcuna preoccupazione. Finalmente non dovrò più sopportare tutto questo dolore. Ma che succede a questa gente? Risvegli del cuore. Stanno tutti fissando proprio il telefono. Benvenuti nella terra promessa. Emma, avvio navigazione. Subito, neanche parola d'ordine, subito, così. Io spero veramente non sia lo stesso boss dell'altra volta. Io credo che sì. Siamo nella stessa prigione più o meno invece. Merda, e adesso dove cazzo siamo? Oh, non dirmi che... Già, siamo in una prigione. Un momento, credevo che servisse una parola chiave per entrare nella prigione. In teoria sì, ma questa volta non ci siamo entrati intenzionalmente. È come se fossimo stati trascinati a forza dall'interno in questo mondo. E chi sarebbe in grado di farlo? Probabilmente Emma. Emma, ma com'è possibile? Questa atmosfera, impossibile dimenticare un posto del genere. Esatto, Yusuke, siamo nello stesso luogo del primo Persona 5. Una grande prigione nata dalla cognizione delle masse nelle profondità di Shibuya. Già, questo luogo somiglia proprio a Memento. Memento? Ecco appunto. È una storia troppo lunga, sappi soltanto che non è la prima volta che ci imbattiamo in un posto simile.
Ma non è possibile! Che si fa, Joker? Troviamo quel monarca! Sì, troviamo quel bastardo che ci ha portati qui in modo che se ne possa pentire! Dobbiamo essere cauti, vista la situazione. Non mi meraviglierei di trovare delle trappole nelle vicinanze. Vero anche questo. E allora, prima di partire, voglio fare anch'io una cosa. Mettere Recarm sopra trombettiere, dai. Perfetto, assegniamola a lui, visto che c'è anche Mediarama. Perlomeno, almeno, possiamo riportare qualcuno in vita nel caso di bisogno. Esploriamo la prigione, allora. Ixo. Di nuovo in memento, eh? Troppo assurdo perché sia vero. Sì, siamo bloccati qui, Ryuji. Mi spiace dirtelo. Voi, perfetto. Avevo proprio bisogno di catturarne uno. Avevo esattamente bisogno di uno di voi. E rimettiamo Seth perché è la persona col più alto livello. Non è vero. Lui è più alto per adesso, però Seth è debole solo alla luce. Dio mio, sembra davvero di essere tornati indietro. Oh, Lilith, ciao. Dio mio, aspetta. Calmati, fermati che tanto tu sei debole. No, non è vero in realtà. Beccati questo. Maledetto essere serpentino. Ti piacerebbe morire, eh? Assaltiamo tutti. Ormai devo dirlo. Aia, che dolore. Ci ho preso abbastanza gusto in questo tipo di giochi. Una volta finito questo titolo, potrei, non lo so, giocare altri titoli di questa tipologia di giochi. Per esempio, Noir è morta. Dio mio. Calmi tutti, Joker. Per favore, riportala in vita. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Mettiamo anche Mediarama tutti quanti. Beh, dai. Devo dire che comunque anche Joker, nonostante non sia abbastanza pronto per essere un healer in questo capitolo, devo dire che se la cava abbastanza bene. Dio mio, vi sfondo a tutti, aspetta. Sfondo tutti quanti. Comunque si vede che siamo in una zona abbastanza avanzata. Grazie Morgana, perché ci hanno dilaniato praticamente in una botta sola. Fendenti letali, la mettiamo al posto di questa qui. Si vede che siamo in una zona molto più avanzata perché non siamo morti tutti, però ci hanno tirato giù abbastanza. Il che però è strano perché siamo comunque in una zona in cui i nemici sono blu. Non è così proibitiva, cioè nel senso non sono arancioni che dici effettivamente forse siamo al livello giusto giusto. No, no, siamo anche a un buon livello a quanto pare. Ancora uno. Aia, che dolore. Spacco la faccia, non ci provare mai più. Non ci provare mai più, Lilith. Ecco fatto. Quanta gente è rimasta? Grazie Morgana. Morti? Perfetto. Centro perfetto, yes. Ecco, quelli sono rossi. Quelli ha senso che siano cattivi, porca troia. Dove devo andare io? Dov'è la mia destinazione? Di là. Vediamo di imboscarli, magari riusciamo ad evitare qualche danno grosso. Ecco fatto.
calmi tutti. Vedete di star bene buonini, eh. Ecco fatto. Oh, saranno anche nemici rossi, ma in realtà ce la stiamo cavando benissimo, devo dire. Oh, calmati. Tirati su. Ecco fatto. Assaltiamolo. Che tra l'altro il signor Sacchiotto qui è anche una delle prime ombre, quelle lì fulminose che abbiamo beccato, e che poi ad ora non ho neanche provato a risfidare. Non ci ho ancora riprovato. Un forziere. Ed è di livello 3. Mi dispiace, ma io ora posso aprirli tutti. Uwazamono. Una spada per Yusuke. Vediamo com'è. Se è migliore di quella che ho appena comprato, Yusuke ti picchio. Benissimo, è anche migliore di quella che ti ho appena comprato. Porca troia, potevo risparmiare un po' di soldi. Vi odio a tutti. Eccoci già arrivati al primo boss. Speriamo non sia troppo grosso. C'è un nemico dall'area minacciosa. Non abbassate la guardia. Ma va? Ciao. Sei debole a qualcosa, solo al vento. Benissimo. Ma non agli attacchi fisici. Il che comunque mi fa ben sperare a me invece. Adesso ti sfondo, Cristo. Faccio un culo così, vedrai. Oh, calmi tutti. Ecco fatto. Sfondo a tutti quanti io. Aiuto, che dolore magistrale. Colpo stordente. Riportiamo. Aspetta, aspetta. Ecco fatto. Un po' di HP ai nostri compagni. Ecco fatto. Oh, calmini tutti. Ma perché ti fai atterrare continuamente, Noir? Allora, diamo la palla a Yusuke. Non so chi sto colpendo e se sto colpendo qualcosa, ma a questo punto vai di speciale. Da quando ho aumentato il danno degli speciali, porca troia. Tutt'altro danno facciamo ai nemici, veramente. Aia, che dolore. Oh, ma hai rotto il cazzo, eh. Mo' hai rotto le palle, aspetta un attimo. Morgana. Ah, oh, sei senza SP, ti pareva. Joker. Media rama a tutti. Oh, calmi tutti. Aia, che dolore. Sai qual è il grosso problema? È che ci sono troppi nemici in zona. Beccati questo. Anzi no, aspetta, aspetta. Sei debole al vento. C'ho qualcuno di vento. No, perché... Ah no, c'ho lei. Perfetto. Beccati questo. Uno e due. Beccati anche lo speciale. Bellissimo. Allora, questa persona è bella, perché di aspetto è bella.
Muori. Distrutto dalla mia combinazione di colpi di vento. Si vede che la zona sta iniziando a diventare tosta, eh. Si vede proprio perché anche personaggi come Yusuke, che veramente crepavano quasi mai, sono in difficoltà.